Sono stati consegnati a Reggio Calabria i lavori di ristrutturazione di un bene confiscato, che diventerà sede per nuovi alloggi destinati al patrimonio comunale di edilizia residenziale pubblica. I lavori verranno realizzati grazie a un finanziamento dello Stato al valere sul PON legalità per circa 2 milioni e mezzo di euro e il cronoprogramma per la realizzazione dei lavori è di circa 24 mesi. All'avvio del cantiere erano presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vice sindaco Paolo Brunetti, il RUP dell'intervento Giovanni Rombo, insieme ai progettisti e ai responsabili dell'impresa incaricata dei lavori. Il bene confiscato alla criminalità è un enorme palazzo incompiuto che negli anni si è trasformato in un simbolo di degrado, mentre ora sarà destinato ad alloggi popolari, 20 in tutto, e i lavori per il completamento della struttura serviranno a dare respiro a chi da anni attende un alloggio dignitoso. Sì, oggi consegniamo i lavori per la realizzazione di 20 alloggi popolari per rispondere all'emergenza abitativa che c'è nella nostra città. Ci troviamo all'interno di un bene confiscato nella zona di Spirito Santo e questi sono lavori che realizzeremo grazie a un finanziamento dello Stato di circa 2 milioni e mezzo di euro. Quindi una valenza sociale importantissima perché si dà la casa, si dà l'appartamento a chi ne ha bisogno e a chi ne ha diritto, e allo stesso tempo lo Stato si riappropria di quelli che sono beni e sono frutto di attività e proventi criminali. Il cronoprogramma per la realizzazione dei lavori è di circa 2 anni che naturalmente noi seguiremo ogni giorno passo dopo passo.